Ciao ragazzi, adesso io ho sempre detto che avendo un trampolino e una Thunderbell abbiamo una palestra a casa, ok? È molto ludico il trampolino che posso fare ovviamente un lavoro di aerobico puro per bruciare grassi, per drenare, per migliorare l'inesteticismi delle cellulite, ma per tutti i miei amici che amano HIIT, Functional, intervalli, lavorare ad alte intensità di intervallo, Thunderbell e trampolino insieme sono eclatanti. Perché sono eclatanti? Sono eclatanti perché il salto a gesso, già solo parlando con voi, sto riscaldando. Non necessita di correre sul posto, non necessita di fare cose complicate, perché il trampolino stimola fino a 191% di fibre muscolari in più. Se invece state a terra, se state a terra, potete fare un step touch. Però noterete che ti senti pesante, non so come dirvi che il trampolino secondo me sarà il migliore investimento della vostra vita, lo studio da 12 anni e ti posso garantire che funziona. Allora, come lavorerà, come funziona questa BP Functional? Sono due diverse tipologie di lavoro, ci facciamo una cosa con Thunderbell e poi facciamo uno scatto puramente a corpo libero, senza Thunderbell. I scatti sono variabili, con Thunderbell sono 45 secondi e senza Thunderbell sono solo 20 secondi perché sono pliometrici e altamente intensi. L'unica cosa è che non c'è recupero tra Thunderbell e tra trampolino o a terra, che ricordate che questo lo potete anche fare a terra senza il trampolino, perché se c'hai Thunderbell lo puoi fare. Ok? La cosa importante è di capire i movimenti. Il primo movimento sarà Dynamic Arch, che passa sopra la testa e scende dall'altra parte, ok? Quando sono con, ok? Cioè, non c'è un giro di spalle, ok? Molto lineare, ok? Spalle apposta alla coscia, avanza. Questo si chiama Dynamic Arch. Siccome il peso passerà sopra la vostra testa, è molto importante che controllate molto bene la presa. Se sentite le mani sudate, dovete asciugare le mani assolutamente, usare i guanti. Infinity up e 1, 2, 3, scendo giù e 1, 2, 3, scendo giù. Il nostro terzo movimento sarà tricep raises, che sono prendendo il nostro manubrio, facendo una pressa francese, come si dice, French press per i tricipiti, e l'ultima sarà passamano. Ok, io rimango su il trampolino per tutto il tempo perché, ripeto, tra una cosa e l'altra diventa molto dolce sulle ginocchia, ok, di rimanere per fare tutto quello che è jump squat, jump jack e movimenti pliometrici, perché la pliometria è molto efficace, però può, diciamo, essere pesante sull'articolazione. Così, la prima 45 secondi sarà Dynamic Arch, faranno tre serie da quattro, diciamo, blocchi di lavoro, ok? Per un bel allenamento intenso. Ok, ultima 15 secondi, prendete la vostra Thunderbell, ricordando che a terra, se siete a terra, sarete qua, ok? 5, ok, siamo pronti? E vai, ok, 45 secondi. Cominciamo piano. Piano, e chi sta sul trampolino noterà che si può anche pompare verso basso con il trampolino stesso, ok? Giù and giù. Se è troppo difficile, potete fare un arco di fronte al petto se non volete fare tutto la Dynamic Arch. E per i miei amici più forti, potete anche andare più veloce, ok? Però cominciamo a tracciare 45 secondi. Dopo questi 45 secondi, il nostro primo movimento pliometrico sarà jump squat. Datemi ancora 3, ancora 2, ancora 1, appoggia a terra. Ok, jump squat 20 secondi, ok? Dopodiché faremo infinity up con il nostro Thunderbell, 13 secondi. Lo potete fare anche a terra, questa tranquillamente, spingendo sui taloni, le ginocchia seguono punto medio del piede, 3, 2, 1, prendi, infinity up, 4, 3, 2, traccio giù e in 4, state comunque tracciando la forza di infinità, ok, segno di infinità, 2, 1, 1, concentri, ti, bam, su, addominali tesi, braccia leggermente piegate, ancora su,
due, tre, giù, su, due, tre. E vedi che con trampolino io comunque sto facendo sempre una pulsazione con le gambe che aumenta l'attivazione muscolare, linfatico, microcircolatorio, che vuol dire che lo stesso lasso di tempo, ok, jump jack pliometrico. Perché quando sono sul trampolino, anche facendo i pesi, le braccia, tutto quello che posso fare a terra, in movimento alleno di più, perché stimolo molto più fibre muscolari. Ok, 3, 2, prendi, tricep up. Ok, piego qui, state tranquilli con le gambe. Su, giù. Stendo su, chiudo giù. Gomiti sono chiusi. Ok, a me mi viene comunque spontaneo di fare un piccolo pressione con le gambe e questo vuol dire più calorie bruciate. Sempre la positività sta proprio lì, che possiamo fare di più con il trampolino senza però caricare il polpaccio, i nostri tendini di Achille, i piedi. È proprio un altro mondo quando salti sul trampolino, ok? O molleggi sul trampolino. Ok, da qui appoggio, facciamo 20 secondi di maniac, batti i piedi. She's a maniac, maniac on the floor. Dai, batti, batti. Dopodiché faremo passa mano. Ti vuol dire passare, tenere da una mano all'altro, sempre sicuro di una salda presa. Vai, prendi. Ok, passa mano, passa mano. Qui non posso saltare. Devo tenere gli addominali tesi, portare le spalle in avanti. Oh, gira e blocco con l'addome. Respira e blocco con l'addome. Vai e vai. Passa mano, passa mano, passa mano, passa mano. 25 secondi. E poi abbiamo slalom, ok? Come se stessimo facendo la gigante, no? Di sci. Super G. Ok. 10 secondi ancora, continuate, spingo, vado, 3, 2, 1, slalom ragazzi, ok, sul trampolino lo posso fare così, a terra fai proprio con pliometria, la tua scelta, veloce sul trampolino o pliometria, ancora 5 secondi, dopodiché abbiamo piccolo recupero. Ok, 30 secondi di recupero. Se sei sul trampolino, il mio consiglio è di continuare di fare un soft bounce. Non sto saltando, sto premendo verso basso. Questo aiuta l'acido lattico di ripristinarsi e essere riassorbito dal microcircolo più velocemente. Se non senti tanto lavoro, diciamo il giorno dopo, il dolore, i DOMS, delayed onset muscle soreness, è normale, perché il trampolino aiuta a ripristinare le stasi dell'acido lattico, ecco perché non lo senti. Ok, dynamic arch, secondo serie, piano, su, scendo, su, scendo, gomiti sempre leggermente piegate. Ok, addominali tesi, non lo puoi lanciare senza avere tutto il corpo coinvolto, su, scendo, posso andare anche un po' più veloce, ok? Premendo, controllando, ok? La cosa importante con Thunderbell è il controllo. Qui è braccia, ok? Molto più braccia che busto, e però anche quello ci vuole. Continuiamo, 5 secondi, dopodiché facciamo jump squat, appoggia. Andiamo su jump squat, ok? Ginocchio che puntano alla stessa, dito medio del piede di fronte a te. Respira e push. Push, eccellente. Vai ragazzi. È un lavoro molto intenso, ma breve. Ecco perché mi piace tutto quello che è high intensity, perché ci permette, ok, infinity up dall'altra parte. 4, 3, 2, diagonale, giù. 4, 3, diagonale, giù. 4, 3, diagonale, giù. E in 4, 3, diagonale, giù, 4, 3, diagonale, giù, su, e vai, ah, quanto mi piace questo lavoro,
perché ti permette anche in giorni che non hai tanto tempo comunque di allenarti intensamente e di portare a casa un allenamento total body. Ok, ci siamo, appoggio, jumping jack in pliometria, grazie, piccoli salti, tanto approfondimento, ok, giù, respira, quello che le ginocchia puntano sempre dove punto dei piedi, non permettere le ginocchia di pronare, di flettere verso l'interno, sono sempre in linea con le ginocchia. Se avete problemi di ginocchia, ok, eccoci qua, triceps, ok, abbiamo problemi di ginocchia, potete sempre lavorare con un tutore, ok, i tutori sono belli, vai, controllo qua, quando abbiamo un peso sopra la testa, controllo, stendo completamente, scendo, i gomiti sono lineari, come stessi provando con gli occhi di vedere come paraocchi i miei gomiti, ok, 17 secondi, dopodiché faremo maniac e avremo finito più di metà della lezione, perché sono 3 circuiti, ancora 8 secondi, ancora pronti, appoggio piano, centro, appoggio, maniac, potete anche gira, maniac, più veloce possibile, usa quelle gambe, usa quelle gambe, sono solo 20 secondi, ce la fate, dopodiché c'è passa mano, 5 secondi, poi riprenderemo il nostro thunderbell, prendi il thunderbell, passa mano, controllo, qua, salto di meno, vado, vado, qua, voglio che la senti sotto le costole, respira, passa la mano, prendi bene, ok, prendi bene la thunderbell prima di passarla dall'altra parte, ok, 23 secondi, la nostra seconda serie è quasi finita, ok, ci siamo, e poi abbiamo la slalom, se sei sul trampolino, puoi fare slalom balistico, saltando da un lato all'altro più veloce possibile in singoli. Se siete a terra o anche sul trampolino potete fare quelli che sono pliometrici. Ok, trampolino, questo è balistico, a terra è questo. Stesso discorso ginocchia, anche la schiena, non ti bloccare con la schiena. State facendo un lavoro pazzesco. Vai, 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 vai. 4 secondi, 2 secondi. E c'è un recupero, 30 secondi di recupero, woohoo! Di recupero. Se sei sul trampolino, il mio consiglio è di continuare di fare un soft bounce. Non sto saltando, sto premendo verso basso. Questo aiuta l'acido lattico di ripristinarsi e essere riassorbito. Ultima volta, ok? Questo ultimo giro di lavoro, concentrati di più. Lo so, si può anche essere stanco, così devi concentrarti e non farti male. Ma potete ancora pensare di aumentare l'intensità perché adesso siamo caldi. Giù, giù, giù. Ok, questo è avanzato, più velocemente possibile. Oh, giù, fermo, and giù, fermo, and su, fermo, and su, fermo, and su, fermo, su, fermo. Decidi tu a che livello ti senti, ok? Singoli o con piccola pausa, ok? La cosa intenzione è di non farsi male alle spalle, se le spalle cominciano a fiammarsi, abbassa il thunderbell, portalo di fronte a te, 4 secondi, 3, mette giù, jump squat, ultima volta oggi che lo vedi, vai, jump squat, lavori, lavori, lavori proprio, le ginocchia seguono, ok? Dito medio dei vostri piedi. Continuate, state facendo un lavoro pazzesco ragazzi, continui, 4 secondi, pronti, prendi, prendi, ok, infinity up, 2, 3, scendo giù, e 4, 3, 2, scendo giù, 4, 3, 2, scendo giù, e 4, 3, 2, scendo qua, 1, 2, busto giù, 1, 2, 3, busto giù, 1, 2, crunch sull'addome, ah, senti proprio l'addome che si va sul laterale, su, ah, 2, 3, scendo, dopo di qua andiamo a fare jump jack,
pliometrico, 2, 3, pronti, appoggia, jumping jack, apro, chiudo, apro, chiudo, l'ultima volta oggi che lo vedi, ci siamo quasi finiti con questo allenamento, apro, chiudo, respira, dai, 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 5 secondi, yeah, triceps, 1, prendi, controllo, prendi il peso, petto, testa, dietro, testa, gomiti chiusi, stendo, and, stendo, respira, ok, se è necessario bere un po' di acqua, bevi, ok, ma continui, perché state facendo un lavoro pazzesco, ancora, 25 secondi, su, e scendo, su, scendo, dai, 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 ancora 20 secondi, dopodiché dobbiamo fare i maniac, e poi ci manca soltanto 2 esercizi e avremo finito, 3 in totale, 12 secondi, pronti per fare il maniac, continui, 2, occhio, porta il petto, appoggio giù, e maniac, vai più veloce possibile, batti, usi le braccia, batti a terra, giri, fai qualunque cosa che ti fa passare prima questi 20 secondi, batti, 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 dopodiché ci sarà passamano, e poi abbiamo quasi finito, dai, spingo, 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 stop, passa mano, ok, qua, qua, voglio farti sempre notare che se non c'hai trampolino le tue gambe sono ferme, se hai trampolino stai pompando, ok, è proprio qui l'aggiunta del risciacquo linfatico, del recupero dell'acido lattico e del consumo energetico abbinato ovviamente al lavoro di carico, e questo vuol dire aumentare il metabolismo, né più e né meno, ok, continuiamo, 12 secondi e poi finiremo con slalom o balistico o pliometrico, ancora 5 secondi, 4, 3, 2, appoggia, 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 slalom, slalom balistico, vai, o slalom pliometrico, ok, sempre con le stesse regole delle ginocchia che seguono punti dei piedi, vai, 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 continui a spingere, ultimi 4 secondi, abbiamo quasi finito, fino in fondo, e relax, ecco, quando state facendo uno scatto, non fermare prima, provi di arrivare, anche limitando, modificando, riducendo l'ampiezza del movimento, il raggio dell'azione, ok, ma provate da sportivo a sportivo, portarlo sempre fino al, diciamo, gong finale. Eccellente allenamento, come avete visto, molto intenso. Spero che vi state trovando bene con Thunderbell e BT Functional. Vi aspetto al prossimo allenamento insieme e pensate, una giornata spettacolare.